Su questa panoramica, purtroppo nell'arcata superiore vediamo che l'osso è molto sottile. Così il nostro suggerimento sarebbe di fare un lavoro semifisso perché non c'è posto per fare un lavoro all-on-4, perché qui non c'è la possibilità di mettere gli impianti inclinati, sempre per la ragione che l'osso è molto sottile e molto, molto corto. Così il suggerimento nell'arcata superiore sarebbe di fare un lavoro semifisso. Purtroppo i denti non sono molto buoni, quelli che sono coperti saranno da estrarre. La possibilità è sempre di fare uguale il lavoro come nell'arcata superiore, un semifisso. Sempre la soluzione migliore, fare Stesso. stesso lavoro, fare una soluzione che è uguale come sopra, quanto riguarda i materiali, è molto importante che, da dire che qui possiamo fare anche all on four. I Perché si materiali sono tratta, sì, di stessi si tratta materiali. di stessi materiali, ma solo cambia che soluzione semifissa o all on four, cosa cambia, Goga? Cambia il Che prezzo? un po', ma non è importante. L'importante è che cambia che all on four non si Non si deve toglie, non si deve togliere. togliere, è avvitato, è come un lavoro fisso. Che è diverso di quello semifisso che si deve togliere solo una volta al giorno per lavarlo. Su questa panoramica abbiamo un caso sempre con i denti che sono da estrarre, un po' delle radici rimaste. Qui alla destra diciamo il numero 5 da estrarre, il numero 2 che è rimasta solo la radice. Tutto il resto si potrebbe usare. Purtroppo non c'è abbastanza osso e il seno nasale è molto vicino e molto basso, ma si può mettere un impianto al numero 5 da tutte e due le parti. Aggiungendo l'impianto sul numero 5, parte sinistra, parte destra e parte sinistra, possiamo sempre fare un ponte aggiungendo un dente a vela, che sarebbe un dente appoggiato sulla gengiva, ma risolveremo il problema dell'arcata superiore. Nell'arcata inferiore, purtroppo, i denti da estrarre sono molti, sarebbe il numero 5 parte sinistra, il numero 5 parte destra, questi due incisivi davanti. Rimangono i canini che sono un po' infiammati alla fine della radice e sarebbe un rischio lasciarli così. Così come il dottore ha già scritto sulla panoramica con queste strisce rosse, meglio togliere tutti i denti e fare sei impianti e fare il lavoro fisso, metallo ceramica come nell'arcata superiore. E con questi impianti risolveremo la soluzione sotto e sopra. Allora, l'unico dubbio che abbiamo Dubbio. sopra è fare diciamo, gli impianti inclinati oppure il rialzo dal seno mascellare aggiungendo l'osso artificiale. Questo ci mettiamo d'accordo con il paziente, vediamo cosa sarebbe la soluzione migliore. E magari anche dopo aver fatto l'attacco, dove Sì, si vede certo, tutto meglio. vediamo. I seni mascellari. Sì, Grazie. grazie. In questo caso vediamo che i denti nell'arcata superiore sono molto infiammati e che purtroppo non si possono salvare e che saranno da estrarre. Si tratta di questi due denti da questa parte e da questi denti 1, 2, 3, 4, 5 da quest'altra parte. Dopo aver estratto questi denti, mettendo gli impianti, si può fare sempre un lavoro fisso. Ma l'altra soluzione sarebbe? Insomma, sarebbero tre opzioni, includendo i denti che sono, diciamo, Abbastanza buoni. abbastanza buoni, salvabili. Questi quattro denti possiamo fare un ponte fisso collegando con gli impianti fissi endossei.
Un'opzione che non preferisco, posso spiegare dopo. L'altra opzione sarebbe mettere 6 impianti dopo aver tolto tutti i denti. Tutti i denti, perché c'è molto rischio di includere i denti che rimangono, sono cariati. Sì, perché sono cariati, sì. E terza opzione sarebbe mettere all on four. Quattro impianti, un'opzione che noi diciamo tutti su 4. Che è sempre un lavoro fisso, ma avvitato. Avvitato. Dobbiamo sempre guardare anche l'arcata inferiore. Qui ci sono 2 radici da estrarre. Da estrarre, gli altri denti si possono usare, si possono salvare e mettere le corone, aggiungendo 2 impianti accanto a questi denti. Se facciamo un impianto qua, per esempio qua, uno qua. E qui c'è un dente che è rimasto, purtroppo, che ci causa problemi, dobbiamo fare l'estrazione anche di questo. Sì, bravo. Con 2 impianti possiamo risolvere tutta l'arcata inferiore. Questo è importante perché il materiale o soluzione che usiamo sotto dobbiamo fare anche sopra. Non dobbiamo, ma è sempre meglio usare perché i materiali si consumano ugualmente se sono gli stessi. Se facciamo sopra un lavoro fisso con metallo ceramica su 6 impianti, dobbiamo fare anche un lavoro sotto metallo ceramica. Vuol dire che è meglio fare 6 impianti sopra. È una soluzione fissa, tutto su 6 impianti. E anche sotto, in capsulare. Anche sotto con 2, la soluzione migliore per la signora da Milano. Sì, e non abbiamo spiegato la soluzione con questo dente, cosa possiamo fare. Siccome qui nella bifurcazione manca l'osso, meglio estrarre questo dente per evitare i problemi nel futuro. Grazie. Grazie.